Tirana, 21 settembre, incontro con le autorità. Nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza e sopraffazione. Nessuno prenda a pretesto la religione per le proprie azioni contrarie alla dignità dell'uomo e ai suoi diritti fondamentali, in primo luogo quello alla vita e alla libertà religiosa di tutti. La Fratellanza ha accompagnato gli albanesi sin da secoli, perciò non è un prodotto dell'epoca moderna. Fratellanza in Albania è anche collegato molto anche il tema che Papa ha molto al cuore, perché nella giornata del Mondiale per la Pace, 1 gennaio, il motto di Papa era proprio fraternità, fondamenta la via per la pace. E noi siamo orgogliosi, noi albanesi, perché Papa questa cosa l'ha trovata in Albania. Tirana, 21 settembre, Santa Messa. Non dimenticatevi dal nido, della tua storia lontana, anche delle prove. Non dimenticate le piaghe, ma non vindicate. L'aquila, raffigurata nella bandiera del vostro paese, vi richiami al senso della speranza, a riporre sempre la vostra fiducia in Dio, che non delude, ma è sempre al nostro fianco, specialmente nei momenti difficili. Albania, dopo il crollo del comunismo, ha dovuto affrontare tante sfide. Noi, tra tante riforme, adesso da poco è stato anche accettato come paese candidato a giugno nell'Unione Europea. Spero che il viaggio di Papa aiuti verso l'integrazione dell'Albania nell'Unione Europea, perché forse tanti ricordano l'Albania dove c'era l'impero del comunismo, questo paese piccolo però con la dittatura più grande. Adesso spero che l'Albania diventi, visto che Papa agli occhi del mondo l'ha dato come esempio di questa fratellanza, di questa tolleranza religiosa tra le diverse religioni in Albania, spero che questo ci aiuti, e penso che aiuta, perché ha dato all'Albania un'immagine diversa, molto, molto positiva. L'Albania è esempio, perciò questi valori, valori degli albanesi, sì, hanno sofferto, ma che hanno tanto da dare all'Europa. Tirana, 21 settembre, incontro interreligioso. La religione autentica è fonte di pace, non di violenza. Nessuno può usare il nome di Dio per commettere violenza. Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio. Discriminare in nome di Dio è inumano. Papa l'ha detto molto chiaramente, la religione normalmente diventa una bandiera per altri fini che non sono quelli della religione, assolutamente, perché una religione non può andare contro. Già l'aveva detto Benedetto XVI a Ratisbona, chiaramente, il rapporto tra fede e ragione. L'ha ripetuto in un altro modo, con un altro aspetto, Francesco, in questo viaggio. Non è possibile in nome di Dio parlare e agire con violenza. Questo sì, questo è molto importante. Albania sì, io penso che sia un esempio, che è possibile. Tirana, 21 settembre, celebrazione dei Vespri. Vai dei preti, dei sacerdoti, dei religiosi, delle suore, delle novizie, dei consacrati, quando cercano consolazione lontano dal Signore. Io non voglio bastonarvi oggi, Io non voglio diventare il boia qui, ma sappiate bene, se voi cercate consolazione in altra parte, non sarai felice.
Lì è dove stanno le radici della nostra fede, e della fede degli albanesi, però della fede di tutti noi, nella testimonianza della fede, che alla fine è quello che poi chiama, no? Amatevi come io vi ho amato, in questo riconosceranno che siete i miei discepoli. E questi martiri dell'Albania sono veramente persone fantastiche. Io ho conosciuto moltissimi di questi, tutti praticamente quelli che sono rimasti negli anni 90, quando io sono stato là, e anche quelli che hanno parlato davanti al Santo Padre, molti di questi che erano sono morti. Io direi che al Papa quello che l'ha emozionato è la verità. Il regime comunista, come ho detto, è stato il regime più duro, più feroce, forse anche più feroce dei paesi socialisti, dove lo stesso Stalin aveva proclamato questo comunista, perché con la sua morte qualcosa era iniziato ad alleggerire verso le religioni. Invece l'Albania, fino nel 90, ha dato dei martiri, questi chierici che solo perché credevano in Dio hanno dovuto pagare con la loro vita. Sono storie veramente che uno, se li sente, non può credere che sono successe nell'Europa del XX secolo. Tirana, 21 settembre, incontro con i bambini del centro Betania. Il bene paga infinitamente di più del denaro, che invece delude, perché siamo stati creati per accogliere l'amore di Dio e donarlo alla nostra volta, e non per misurare ogni cosa sulla base del denaro o del potere. Non esiste carità se non esiste comunità cristiana, se non esiste vita cristiana. La carità non è filantropia, è un'altra cosa. Per cui io, per me il lavoro che sempre ho pensato, già da quando ero lì, lavoravo nella Caritas, è evangelizzare. Penso che sia la cosa, mettere quelle basi che permettono poi alla comunità cristiana di essere protagonista della propria carità, e non una carità che viene da fuori, in qualche modo, no? E io credo che questo è la grande sfida della Chiesa in Albania, cioè portare gli uomini alla conoscenza di Cristo, portando gli uomini a questa conoscenza, a avere un rapporto vero e personale con il Signore. La carità è una conseguenza,